Cicloturiste e cicloturisti, buon salve, ben ritrovati sul mio canale, nel mio garage, dove finalmente sta finendo di fare freddo. Sono molto contento, molto molto contento. Oggi, come avete letto dal titolo, andrò a mostrarvi non una, non due, ma ben tre tipi di luci da bicicletta che hanno caratteristiche e funzionalità differenti che le rendono anche in qualche modo uniche nel loro genere. Parleremo principalmente quindi dell'illuminazione frontale, ma anche di quella posteriore, però non voglio spoilerarvi niente, quindi partiamo. Inizio come prima cosa con ricordarvi che, secondo il codice della strada italiano, le luci sono obbligatorie per le biciclette e vanno montate sia in posizione anteriore sia in posizione posteriore. Nel caso infatti durante la marcia non avete queste due luci e veniste fermati per un controllo, potreste andare incontro a sanzioni da 24 fino a 97 euro di multa, che non è poco. Quindi se non volete farlo per la vostra sicurezza, almeno fatelo per il vostro portafoglio. La prima luce che voglio presentarvi viene dall'Inghilterra ed è la The Hornet Light. È una luce davvero molto originale, però andiamo con ordine. Partiamo dal montaggio. La luce ha una staffetta che si mette al manubrio con una sorta di elastico, quindi non è fissata con nessuna vite. In realtà il montaggio è molto facile ed è il più immediato di tutti. Certo, però non è il più stabile, infatti mi capita spesso che non rimanga rigida, fissa e ferma, quindi a poco che sto andando si inclina verso il basso. Questo perché comunque l'elastico, anche se è molto rigido, non lo si può paragonare ad una staffa reggiluce fissata con una vite. Questo però è un micro dettaglio proprio per voler essere pignoli, e io lo sono, davvero molto. A livello di utilizzo durante la pedalata non è eccessivamente comoda, perché per cambiare l'intensità luminosa, comunque il tipo di luce, si utilizza questo pulsante qui, che non è super super accessibile, soprattutto se state pedalando. Però è anche vero che sono davvero molto pignolo, perché tendenzialmente in un utilizzo normale voi accendete la luce, la settate su un tipo di luminosità e basta, cioè si va avanti e si fa il percorso con quella intensità luminosa. Quindi non è che state a cambiare tutto il tempo la luce che mettete, no, tenete una e va bene quella. Invece ho dorato il pulsantino, che si fissa nella stessa maniera della luce e che aziona una sorta di clacson. Sì, avete capito bene, questa non è solamente una luce, al suo interno ha un altoparlante con 5 tipologie diverse di suoni. Posso assicurarvi che funziona, è molto rumoroso, fino a 120 decibel, e le persone si spostano quando lo sentono. Hola. Oh, più efficace di un campanello tradizionale? Non ne sono sicurissimo, però a me piace. Ricapitolando, ha due funzioni principali: una è la luce e l'altra invece è l'avvisatore acustico, che si ottiene premendo, è fastidiosissimo. Dicevo, la funzionalità di avvisatore acustico che si ottiene premendo il pulsantino, ed entrambe funzionano molto bene. Tra l'altro non costa nemmeno troppo, link in descrizione per acquistarla su Amazon, quindi assolutamente promossa. Vi presento adesso un marchio danese che fa delle luci che io e probabilmente anche voi non avete mai visto prima. Le luci della Relight sono completamente diverse da quelle a cui siamo abituati, perché funzionano senza batterie e funzionano con dei magneti, cioè wow. Sì, avete capito bene, grazie a dei magneti le luci riescono ad emettere una luce come se fosse una dinamo. Però non ho capito, ah ok, il metodo di illuminazione è ad induzione. Specificano poi che la luce è magica ma non funziona con vera magia. Very nice, dateci un'occhiata, è qui in descrizione perché è fatto davvero davvero molto bene. Sono sincero, utilizzate in città sono sicuramente molto utili, però dubito che le porterei in un viaggio in bicicletta. Questo perché appunto le luci, per funzionare, funzionano un po' come una dinamo, hanno circa lo stesso principio, quindi utilizzano la tua energia e la trasformano in luce. Anche se è una piccola, una minima parte, io di quell'energia, quando sono in viaggio, magari la sera, magari alla fine di 10-11 ore in sella, non vorrei comunque privarmene. Ma questo è, diciamo, un appunto mio personale, che vedo anche l'utilizzo, cerco di vedere l'utilizzo delle luci anche da cicloturista. Entrambe le luci, sia quella frontale che quella posteriore, funzionano ad intermittenza e quindi sono più pensate per essere visti che per vedere la strada davanti a voi. Piccole, discrete, sono anche impossibili da rubare secondo me, perché per aprire il laccio che stringe la luce al telaio ci vuole una chiave apposta che trovate in ogni confezione. Una volta montate comunque vi dimenticate completamente di stringerle. Sono stabili, non si muovono, voi potete anche prendere una buca e loro rimangono nella stessa posizione. L'unica cosa che non vediamo in questo video è che ho avuto qualche problemino nel montaggio
che ho provato a fare con il Brusa nel suo mitico garage. Tra l'altro vi lascio il canale del Brusa per quei due che non lo conoscono qua sotto in descrizione. Io credo che per aprirlo ci vado un'ascia. Sì. L'ascia descatolante. Ok, va bene. Io estraggo l'unica verde. Bello, bel colore. Cos'è? Non lo so. Sembra quasi un oggetto sessuale così dalla foto. Questa sì, luce posteriore con i suoi cavetti. No, continuo a non capire. Sarà sicuramente senza batterie. Questo si monta. Sì, è tutto molto chiaro. Dopo lo montiamo. Comunque c'è da dire che i ragazzi della Relight si sono dimostrati super disponibili. Mi hanno spiegato i vari passaggi e alla fine sono riuscito a montarle. Quindi un plauso va al loro servizio di assistenza, cosa da non sottovalutare. Le luci della Relight le consiglio a chi vuole una luce per girare in città, che serve per essere visti, non per vedere, e che voi montate una volta e poi ve ne dimenticate completamente. Lei entra in azione quando ne avete bisogno, ovvero quando c'è buio, e basta. È questo che dovrebbero essere tutte le bigi, cioè io le monto e mi aiutano senza che io mi debba ricordare di magari ricaricare la batteria, oppure stare attento se sono ancora in posizione, toglierle magari quando vado in una stazione, in un posto dove so che rubano le biciclette, rubano le cose, perché mi preoccupano che me la possa rubare. No, queste voi le montate, stanno lì, ve ne dimenticate e quando ci sono vi servono. Cioè praticamente le luci perfette per essere viste in città. The last but not the least, ultimo brand che vediamo in questo video è il marchio olandese Spanninga, che pensate fa luci da bicicletta da più di 100 anni. Ok, mi hanno fornito due tipi diversi di luci da bicicletta. La prima è la Axendo 60, luce frontale, mentre le altre due sono il set di luce frontale e posteriore arco. Partiamo dall'Axendo 60, semplice ed efficace. Classica luce frontale con tre diversi tipi di illuminazione, ovvero standard, potenziata ed eco, che vi fa durare un'intera carica fino a circa 16 ore. In questa luce c'è una cosa che apprezzo e un'altra no. Partiamo da quella che apprezzo, ovvero la direzionalità del fascio luminoso, che riesce ad illuminare molto bene non solo la parte frontale, ma anche i vostri lati. Cosa comoda se pedalate soprattutto in Italia, dove le strade sono lisce e perfette. Chiaramente sto scherzando. La cosa che invece non mi piace è la dimensione del tastino per accendere e regolare le intensità luminose. È troppo piccolo e a volte premerlo è davvero difficile. Passiamo adesso alle luci della serie Arco. Qua troviamo quella frontale, luce bianca, e quella posteriore, luce rossa. Queste luci, a differenza dell'Axendo 60, non servono per vedere nel buio, ma bensì per essere visti. Sono dotate di LED molto particolari brevettati da Spanninga e si tratta della Cob LED Technology. E praticamente in parole povere per noi ciclisti ignoranti, queste luci garantiscono una maggiore uniformità della zona illuminante, quindi garantiscono un maggior angolo di visuale e una luce più intensa per essere visti meglio. Entrambe sono molto leggere e compatte, si attaccano al manubrio oppure al telaio facilmente, non ballano, sono stabili grazie al retro in silicone, mossa molto intelligente secondo me. Se siete alla ricerca di una luce per essere visti che comunque abbia un design molto bello, che funzioni, che non balli sul vostro telaio, beh, questa fa il caso vostro. Oltre ai link per acquistare queste luci, in descrizione trovate il link all'articolo dove parlo in modo un po' più approfondito e dettagliato di queste luci, ma anche in generale di quella che è la mia attrezzatura. Vi linko anche adesso a schermo, non mi ricordo mai se qua in alto, a destra o a sinistra, boh, comunque un video dove parlo di due luci davvero potentissime che si distaccano un po' da queste luci perché sono luci frontali e servono più che altro per vedere, però insomma video davvero molto ben riuscito, fatto da sottoscritto, andate a vederlo e andate a vederlo. Se avete qualsiasi domanda su queste luci potete contattarmi sui miei social che trovate sempre in descrizione, oppure al mio indirizzo mail che metto anche quello in descrizione. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel pollicione su, iscrivetevi al canale e noi ormai lo sapete che ci rivediamo sempre qui in questo canale, non per forza nel garage perché adesso inizia la bella stagione, magari riusciamo a fare i video. Comunque cicloturiste e cicloturisti, ci rivediamo settimana prossima, ciao a tutti.